E buongiorno a tutti ragazzi e ben ritornati in una nuova serie della Skyblock. Vi è piaciuta tantissimo la precedente Skyblock e quest'oggi andremo a mostrarvi i segreti di questa nuova Skyblock, che è bellissima e piena di tutto. Ma prima di iniziare vi ricordo like, iscrizione e campanella. E adesso andiamo a prendere il nostro barbaro. Ciao Mattia, come va? Allora, quest'oggi ragazzi vi spiego le regole di Minecraft. Vi faccio leggere anche il libro, così se qualcuno vuole confutare le mie tesi. Allora ragazzi, si inizia con la prima pagina nel comprendere i sottotitoli che ci sono all'interno di questa Skyblock. Allora, le prime pagine parlano di come è una Skyblock, questa Skyblock in particolare, piena di tutte le strutture possibili, e ogni cosa che si perderà per sempre. Anche la Keep Inventory non esiste. Per quanto riguarda invece trovare le Stronghold e le strutture, si possono fare come una normale vanilla, quindi mi raccomando. Per quanto riguarda invece i villager droppano moltissime cose rare all'interno di questa vanilla che solo con loro si possono avere. Però altre strutture come i pillager, l'iron golem e altri si possono comunque avere all'interno di questa speedrun, di questa skyblock. Per quanto riguarda anche risorse ottenibili dai villager, si può scambiare con i villager per un limite di 9999 volte. Però se si vuole scambiare ancora con i villager, si può schiacciare slash reload, e questo è facile. Non si possono uccidere, né distruggere, né allontanare i villager. Per quanto riguarda tutte le altre strutture, si possono sempre trovare. E per fare questi avanzamenti, I Spy, Adventure Time e Sound of Music, bisogna schiacciare qui e il gioco sarà fatto. Io ovviamente l'ho già fatto. Detto questo ragazzi, possiamo iniziare con questa Skyblock. Allora, in questo primo episodio cosa faremo? Beh, quello che si fa, diciamo, in tutte le Skyblock, ovviamente. Iniziamo distruggendo questo bellissimo albero e stando attenti a non perdere gli arboscelli che poi ci saranno, perché altrimenti senza di quelli non potremo far nascere altri alberi. Comunque, se volete, poi vi lascio il link per scaricare questa mappa in descrizione al video, Se volete provarla, sì, ragazzi, anche voi. Lo metterò anche io. E detto questo ragazzi, noi abbiamo un baule, come vi ho mostrato prima, sì, pieno di semi di zucca, semi di grano, lava, ghiaccio per fare il cobblestone generator, sì, che andremo pane, subito a fare tra l'altro, blocco d'erba, così con quello torcia. Avremo anche materiali a disposizione. Okay. È già giunta notte, si inizia e io pianto intanto un raboscello. Abbiamo una torcia? Grazie, okay. Mi servirebbe una torcia. Sì, io sto piantando intanto arboscelli perché stanno venendo rabboscelli su di me, non so. Sì, 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 logico. Ma ci sta a spiazzarli, Scavate un attimo qua sotto, okay. Vediamo un po' quello che troviamo. Sì, scaviamo la terra. Piano, 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 piano. Non scavate semplice. Cioè, lasciamo solo uno strato di terra. Aia, abbiamo perso degli arboscelli. Piano. No, stiamo continuando a perdere arboscelli. Aspetta, non togliete tutta l'erba, e quella potrebbe servire. Ok. È vero, è vero. Non togliete tutta l'erba, lasciate, okay, qualche, così almeno si può, diciamo, ricostruire. No. Cosa? No! È morto? Perché? Sei morto? Perché l'Otax stava facendo sta cosa? Che succede? Siamo in troppi in quest'isola. Infatti, sì, infatti abbiamo anche la presenza di l'Otax in questa isola. Però non perdete la terra, anzi, lasciamo due strati, che dite, di terra? Due strati di terra, no. Più sicuro. Ok. Vabbè, all'inizio, poi se serve la andiamo a recuperare l'altra. Adesso lasciamo due strati, va. C'è qualcos'altro? No, perché sono caduti 5 oh, no, arboscelli e abbiamo sbagliato. Ok. Quindi, allora, per fare un cobblestone generator abbiamo del ghiaccio e della lava. Allora. Ok. Ok, quindi ora andiamo tutti al barbaro, sperando che il barbaro sappia fare. Allora, ragazzi, ora fatta tutta questa costruzione, dopo mezz'ora, il barbaro piazzerà la lava delicatamente qui, su questo blocco. Ora, mettiamo. Oh, finalmente. E adesso noi ci possiamo fare finalmente, oserei dire, il piccone di terra. Non sappiamo perché ci siano questi così di cobblestone, però vabbè. Oh, finalmente, ragazzi, il primo piccone della serie è fatto bene. Oh, il primo piccone della serie, finalmente, l'abbiamo così fatto. Raga, ma non abbiamo... Se voi scavate qui? Le botole. Oh. Le botole, così possiamo scavare all'infinito qui. No, non va bene. Vabbè, dobbiamo aspettare che gli alberi. No, vabbè, c'è anche la terra, non va bene. Non crescere più velocemente gli alberi. Un pezzo di legno, va bene. No, così fu. Vai, va bene un pezzo di legno.
Ok, sì, anche io. Allora, intanto che voi scavate, io mi vado a fare Sì, un'esplorazione infatti. nell'isola. Andiamo questa, dove c'è un creeper, mi ispira. Eh sì, dobbiamo fare le slab. Ah, mi dovete recuperare un po' di cobblestone però prima. Ok. Intanto ragazzi, noi siamo andati più giù nel scavare direttamente questo pietrisco che si è formato casualmente. Non si sa come. E credo che questa cobblestone vada fino all'entroterra. Quindi sì, ci vorrà un bel po' di tempo, però è buono per fare le slab. Oh, finalmente, regà. Questo è l'ultimo pezzo di pietrisco, dopodiché abbiamo finito. Oh, il villager, vediamo. Allora, questo villager ci darà. Possiamo scambiare la pietra. Aspetta, possiamo scambiare la. Possiamo scambiare 32 di pietrisco per uno smeraldo. E gli smeraldi li possiamo scambiare per della terra, andesite, granito, diorite, roccia profonda e tufo. Ok. Nella cesta abbiamo invece lingotto di rame, lingotto di ferro e 4 di carbone. Ok, raga. Intanto io ho appena finito di raccogliere tutta quanta la cobblestone. Mi rimane soltanto questo piccolo blocco. Ah no, non è piccolo. Ah sì, è soltanto questo e basta. Ok. Perfetto. Ok, ragazzi. Abbiamo finito questa torre di cobblestone infinita. Adesso devo soltanto andare qui. Scavo direttamente questa cobblestone e abbiamo finito, finalmente. E per quanto riguarda... Ok, l'arboscelli, sapete il trucco di come farlo. Intanto, ragazzi, ci possiamo fare un'ascia in pietra, un piccone in pietra e lo diamo anche ai nostri amici. Ah, ci possiamo fare anche una fornace, raga. Se hai fatto vedere cosa c'è Quindi nel vediamo un po'. villager di là. Ah, la faccia. Quindi noi abbiamo adesso... Ok, due Ci sta. smeraldi. Perfetto. Avendo due smeraldi, adesso che cosa possiamo fare? Perfetto. Dovremmo prima di tutto avere le slab. Allora, per il primo Allora, episodio oserei volete dire fare che altre possiamo anche isole o ci fermare qui. fermiamo qui Abbiamo i per lingotti questo di episodio? rame, i lingotti di ferro, ok, Ok. e il carbone. Aspetta, non toccateli, ancora quello è un crafting. Perché? Avete toccato. No, no, Com'è non che è un stavano crafting. messi? Allora, Ancora è mettiamo un qua crafting, non gli lo so. smeraldi. Così nessuno li può toccare. Ok. Ricapitolando, in questo episodio abbiamo costruito la nostra farm di pietra semi-automatica. Abbiamo fatto il primo ponte che ci ha portato nella prima isola, ovvero quella del villager che ci scambia 32 di cobblestone per uno smeraldo. Oh, sì, E in più ragazzi. possiamo poi scambiare di nuovo lo smeraldo per tante ricchezze. Nei prossimi episodi poi andremo invece all'esplorazione. Vedo già parecchie isole, vedo anche una mineshaft lì, Eh sì, l'isola del raga. deserto, l'isola del ghiaccio, quindi ci saranno davvero tante cose da fare. Per questo episodio era tutto, magari nel prossimo episodio cercheremo anche di farmare qualcosa off camera, come un po' di legna, un po' di cobblestone. Ci mettiamo qui a FK e farmiamo un po'. Ah, ragazzi, piccolo easter egg. Lo sapevate che se voi avete una slab di legna qui, potete continuare a lasciare FK il piccone e lui... se voi premete il pulsante del tasto destro, continuerà ad andare automaticamente come sta facendo adesso. È molto utile, provatelo. Ciao a tutti.